affrontato contemporaneamente insieme a Civera Rochet nel 2007, dopodiché io per contrasto proprio con Luigi sono uscito e ho fondato l'Alta Mediterranea. E quindi ringrazio sia Davide che Sonia per permettermi di parlare. E vorrei dire che condivido totalmente quello che ha detto per Luigi Lorenzi, completamente. Tant'è che la cambiata sociale è esattamente la risposta alle problematiche che evidenziava il Comitato. Ma qui bisogna andare alla radice. Quando si costituisce una rivoluzione o una opposizione a regime, bisogna avere delle idee chiare. Allora, voi e ovviamente noi siamo qui oggi, perché ce l'abbiamo a morte con qualcuno che ci ha fatto del male, perché o che ci sta facendo del male. Quindi questo qualcuno di cosa è? È uno Stato che non provvede più ai propri figli, al contrario li sodomizza. E allora, quindi per ragionare, per proporre un programma, un progetto di qualunque genere, occorre pensare dalle radici, dalle fondamenta. Quindi, che cosa c'è a fondamenta di questo Stato? Dicono che ci sono tre poteri, no? Quello esecutivo, quello legislativo e l'altro magistrale. Giudiziario, vabbè, è venuto magistrale, a proposito di magistrato. E quindi dicono è media stupidaggine, perché i poteri sono o quattro o cinque, perché esiste il potere mediatico che è molto più potente che gli altri, ma soprattutto esiste il potere finanziario e monetario che è alla base di qualunque società. Perché per una serie di motivi, c'era un libro qua che parlava della nascita della moneta, eccetera. Io ci ho scritto qualche libro sopra, quindi chi vuole poi quanti chiedono. Ma la cosa importante da dire è che bisogna appunto partire da queste fondamenta, cioè dov'è che è lo Stato carente? Nella concessione ad altri, a privati, i privati sono sempre quelli che sappiamo, hanno nomi Verrocchi, Rockefeller, Warburg, eccetera, la dozzina, quella sporca dozzina, e che ovviamente ci conduce secondo le proprie volontà. E la cosa quindi da esercitare e da colpire fondamentalmente sono questi due poteri, cioè la comunicazione e l'emissione monetaria e tutto quello che gira attorno. E quindi io ammiro tutte le varie, anche come ho detto anche stamattina, ammiro la volontà dei cittadini che finalmente prendono coscienza delle frustrazioni subita, dell'angheria subita e cominciano a prendere coscienza e a tentare di reagire. Però purtroppo io vi devo dare delle cattive notizie, perché io faccio l'eredito da circa 35 anni e ho fondato anch'io una serie di movimenti, tra cui appunto anche la Civera Rochet, e non ho ottenuto niente, ho ottenuto qualcosa, perché ovviamente se uno fa qualcosa poi riesce. Però il risultato che ho ottenuto non è stato sufficiente ad avvicinare lo strapotere contro cui noi ci muoviamo, stringo. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna andare a colpire dove c'è il massimo potere della cupola che domina la politica italiana e mondiale. È lì che bisogna agire. E giustamente Ferrucci ha perfettamente capito, come l'abbiamo capito noi che studiamo questo problema da 30 anni, e l'unico possibile risultato ottenibile abbastanza breve è attraverso la emissione parallela di monete diverse da quelle della BCE. Voglio dire un'informazione che può essere importante. Allora, permesso la BCE delle operazioni detenuta dai soliti 12, però ci sono anche delle cose molto più importanti. La Banca d'Italia, che in realtà è privata, ed è detenuta non come dicono le statistiche, i dati che stanno anche in rete, eccetera, quindi dalle banche tipo Unicredit, San Paolo, eccetera, loro detengono le azioni, effettivamente la maggioranza del Consiglio di amministrazione della Banca d'Italia, ma in realtà questa operazione viene condotta da due uomini che si chiamano Marco Giulio Trevisan e Alberto Carratore, ecco, non è vero. Questi due signori sono dei mandati, cioè quelli che vanno in consiglio di amministrazione e rappresentano i loro mandatari. Questi signori sono mandati da 1991 banche, piccole, medie e grandi,
tutte straniere, tutte, e attraverso questo controllano le 5 maggiori banche italiane, le quali 5 maggiori banche italiane detengono il percentuale di maggioranza della Banca d'Italia. Ora, detto questo, vi sembrano ragionevole pensare che qualunque governo vada al potere in Italia, i detentori del potere finanziario di questa gente qui che pensa solo agli utili, ai vantaggi, possa prendere in considerazione in qualunque governo le possibilità di fare qualcosa in favore della cittadinanza italiana? Ho finito. Grazie.